manca una cosa L'appello, manca importante. l'appello. Adesso mi salti l'appello. Capitolo VIP, ma perché? Tekken rimane, ma e ritorniamo al discorso hot. Io direi che ci sta, è il momento dell'appello, ragazzi, perché cioè stiamo per fare, ho paura. No, ti spieghiamo E cosa. Ah, quale sì. momento migliore per connettersi all'appello? Cos'è l'appello? Non è l'appello che fai a scuola. Appello di 10 secondi a Rocco Siffredi. Penso che Rocco Siffredi è una persona che abbiamo citato 20 volte in ogni podcast che abbiamo fatto. Stiamo cercando di invitare in questa trasmissione Rocco Siffredi. Una volta messi insieme tutti gli appelli di tutte le puntate, Rocco possa vedere questo video, chiamarci, chiamare alla redazione, possa venire qui ospite. E ti ha mai dominato qualcuno? Te cioè, non mai dominato. No, Rocco, stavo buttando in mezzo Rocco. Che gli devo fare? Divenire ospite da voi? Non lo Sì, sapevo. esatto. Che Semplicemente ci questo. stai a pensare, Mario? No, Che no, stai no, niente pensando? Che di sempre no, pensare a Mario? male, Così no, freddo. no, no. Rocco, penso che qua siamo tutti dei tuoi fan. Abbiamo visto le tue performance sicuramente una volta nella vita. Frankie credo che sia uno dei fan più sfegatati al mondo. Una forma del tuo membro, diciamo, nel comodino del. Dobbiamo comprare il divano, ragazzi. Come tale? Ciao Rocco, Simone qua con i ragazzi di Polleria Italia. Devi venire assolutamente perché se io posso portare un po' di esperienza, te con tutta quella che hai visto, puoi portare solo leggende. Specifichiamo, vieni a Polleria Italia, cioè nel senso, No, non non ti venire in generale. Spostati da dove sei. Il dopo lavoro. Non lo so, vediamo la risposta. Vieni in questa trasmissione diciamo, per parlare agli italiani all'estero, dai, è il fan numero uno che ce l'hai vicino di casa, dai, per Hai mai recitato con Rocco? Ah no, ho letto male, favore. Questa è la puntata del blogger, non vogliamo che cambi lavoro e diventi chissà che su OnlyFans. Sì, già pensavamo, sai. Pensavate o speravate? Rocco, sei unico al mondo, noi ti vogliamo, sei l'orgoglio italiano e sei famoso in tutto il mondo, conosciuto in tutto il mondo per le tue doti. Vieni, abbiamo bisogno di sapere da te come vive un italiano all'estero. Come fa un italiano a essere conosciuto all'estero? Dopo tutte queste citazioni, noi ti vogliamo qui, noi ti vogliamo Ospite, lo qui. vogliamo una tre Ma mi viene storie da Rocco e voglio io, raccontare. raga, non c'è Rocco senza Emma. Ti vedi, Man. brava, Ragazzi, sta vedi? diventando reale il suo Ragazzi, sogno. the dream come true, è finalmente, vedi che ci stiamo arrivando, ci stiamo arrivando.